Devo dire degli ottimi risultati dei ragazzi sia in tutte le diverse classi di cui abbiamo parlato, ANSA ma non solo, sia canottaggio che vela. Devo dire che la sezione di Sestri qui è avanti, è molto avanti, ed è il motivo per cui ho accettato di fare il presidente della Lega Navale. Cioè, sono queste le cose buone della Lega, ovvero sia diffondere la cultura del mare, avvicinare all'agonismo sportivo ma anche alla pratica dello sport gli italiani. Questo è l'essenza proprio della Lega. Paratleti che si avvicinano a questa disciplina che sembra impossibile, però invece dà molte soddisfazioni a sentire anche gli atleti stessi. E soprattutto aiuta anche a vivere il mare, e quindi vivere le esperienze bellissime che solo il mare sa dare a tutti, non solo a chi ha la possibilità economica o fisica di farlo, ma anche a chi ha qualche problema. E praticando questi sport marittimi che avvicinano molto al mare, secondo me si aiuta anche a convivere con alcune situazioni difficili. Ci sono tante sezioni, vela, canottaggio, insomma ci sono tante. Praticamente tutto il mondo olimpico, c'è anche l'equivalente parolimpico, quindi questo è il bello dello sport, è il bello del sociale, ed è il bello dell'attività della Lega Navale. I prossimi campionati del mondo si dovrebbero svolgere in Sicilia, sentivo? Svolgeranno a Palermo nell'ottobre dell'anno prossimo. Io dopodomani volo a Palermo proprio per inaugurare una struttura, una banchina che sarà adeguata per poter supportare l'ANSA 3.03. Quindi sarà un fiore all'occhiello per la nostra nazione questo tipo di manifestazione. Ma esatto, questo è il discorso, che stiamo avanti anche in questo settore. Grazie ammiraglio. Grazie a lei.